Buonasera e bentornati a War Room. Non è certo l'unica causa, anche perché il conflitto viene da lontano, ma c'è tra le cause anche la lunga mano di Putin nella guerra civile che è scoppiata in Sudan. Nel paese africano si fronteggiano due fazioni in un conflitto che potrebbe presto degenerare. Da un lato ci sono le armate sudanesi del generale Abdel Fattah al-Burhan e dall'altra le cosiddette forze di supporto rapido, nome accattivante che nasconde gruppi paramilitari guidati da Mohamed Dagalo e supportati dai mercenari russi della Wagner. La brigata, che già opera per conto di Putin in Ucraina, spesso facendo un lavoro sporco e che sta giocando un ruolo in Sudan a ben vedere e in tutto il continente africano. Quella che si sta combattendo a Khartoum non è infatti solo una guerra interna sudanese, ma è l'ultimo teatro dello scontro tra potenze mondiali. Il Sudan ha infatti un peso non secondario, terzo per estensione in Africa, ha confini porosi e permeabili, diffuse rivalità etniche, ma anche ricche miniere d'oro, uranio, manganese. E oltre a essere strategico per le risorse naturali, ha una posizione geopolitica fondamentale, posto com'è sulla linea di faglia tra le popolazioni arabe e quelle africane, laddove c'è la direttrice di sviluppo dell'Islam in Africa. Per questo il Cremlino ci ha messo soprattutto il suo peso politico e militare. Tramite la Wagner invia armi, militari, addestratori, fornisce supporto economico, politico e di intelligence a una delle due fazioni, quella guidata da Dagalo, accreditandolo nel contesto internazionale e favorendone i commerci. Ecco, della drammatica vicenda del Sudan e in particolare dell'ingerenza che in essa ha Putin, parliamo oggi con i nostri graditi ospiti che saluto, ringrazio di aver accettato il nostro invito e vi vado subito a presentare. Sono Roberto Bongiorni, inviato speciale 24 ore, benvenuto. Domitilla Catalano Gonzaga, analista del Desk Africa del CESI, il Centro Studi Internazionali, benvenuta. Buonasera. Buongiorno. Domenico Quirico, inviato della Stampa, bentornato con noi, Domenico. Allora, comincio da Bongiorni, perché voglio capire, lei ha scritto sul Sole 24 Ore che il Sudan, che tra l'altro non è certo nuovo a colpi di Stato, è il paese perfetto per una guerra civile. Perché perfetto? Endogeno per un fattore esogeno. Allora, internamente il dittatore, il presidente quella vita, Omar al-Bashir, che è stato al governo per 30 anni, dall'89 al 2019, è riuscito a stare al potere in questo paese che ha un record di colpi di Stato, è stato più longevo, grazie a una politica del divide et impera. Praticamente ha sempre diffidato di essere oggetto anche lui stesso di un colpo di Stato, per cui ha indebolito, messo in contro gli altri, le varie fazioni delle forze armate, dall'intelligence, alla Guardia Presidenziale, all'esercito, alle forze di polizia, e ha fatto anche così anche un po' con le tante etnie e gruppi tribali che abitano questo paese, che prima del 2011 era il più grande di tutta l'Africa, peraltro. Quindi, da un lato, questa quindi confusione e rivalità che si è trascinata fino ad oggi, non si risolve certo nell'arco di pochi anni, e dall'altro invece una posizione geopolitica che fa gola a molte potenze, sia confinanti, ma anche più lontano. Era da un po', prima del Covid, che stava andando avanti una sorta di battaglia diplomatica e un po' meno commerciale per aggiudicarsi sempre più influenza sul Mar Rosso. I protagonisti erano tanti. Certo, c'era stato uno scontro più duro tra Turchia e Emirati, ma erano tanti protagonisti intorno. E poi i confini del Sudan, confina con sette stati, non siamo qua a elencare tutti, ma di cui cinque sono oggetto di teatro di conflitti striscianti e non meno striscianti. Basti pensare che l'Etiopia ha avuto il conflitto del Tigray, che confina tanto anche con il Sudan, che ha visto, si parla di 500-800 mila vittime. Il Chad è molto instabile, per non parlare della Repubblica Centrafricana, e anche lì infatti ci sono i russi della Wagner. Quindi è un paese, col sud della Libia, è un paese che quindi è particolarmente vulnerabile in diversi modi.
Quirico, quanto pesa nello scenario che abbiamo cominciato a descrivere lo zampino di Putin? Ed è, diciamo, più causa o più effetto della situazione sudanese? Voglio dire, Putin approfitta di una situazione che comunque ci sarebbe e si infila, o è lui stesso la causa delle tensioni? Ma questo è un po' difficile dirlo, nel senso che Putin, o la Wagner, che ne è un po' diciamo, la derivazione africana, credo abbia ottimi rapporti sia con ognuno dei due manigoldi che sono in lotta per il potere e i soldi attualmente in Sudan. Non sono così sicuro che abbia optato per l'uno o per l'altro, probabilmente aspetta di vedere chi vince. E poi comunque ha buoni rapporti con chiunque dei due riesca a ottenere il successo finale. Ha parecchie cose in ballo, come si dice, che sono appunto le concessioni delle miniere d'oro e di altre cose, come avete ricordato, alle forniture di armi, che sono uno strumento di penetrazione, a questo accordo per la costruzione di questa base navale che aveva fatto con al-Bashir e poi è stato confermato dal suo successore, che è questo al-Burhan. Diciamo che il Sudan è uno dei tanti posti in cui la Russia putiniana è tornata prepotentemente in Africa, dove c'era prima della catastrofe dell'89 e all'epoca dell'Unione Sovietica. Diciamo che i suoi punti Il suo punto più solido è il Mali, dove il governo golpista ha cacciato i francesi e l'ha sostituiti con la Wagner. È al lavoro, diciamo, con gran successo nel Burkina Faso, è presente Esempio, dalla nel Libia al Burkina, Mozambico. Domenico, nel Burkina è vero che diciamo, il gruppo Wagner è riuscito ad avere il controllo di fatto di tutte le miniere del paese in Burkina? Forse secondo me mi ha fatto attenzione a un'altra cosa. Il gruppo Wagner non è semplicemente concessioni mineraria e in cambio che vanno a garantire sicurezza o comunque difendono i dittatori locali. Un sistema di penetrazione molto più sofisticato, che consiste in siti internet, giornali, propaganda, spesso molto moderna, attraverso telefonini ed altre cose, che ha fatto sì che i russi siano diventati una presenza assai più, come dire, profonda all'interno di molti paesi Me africani, lo non stai semplicemente. descrivendo come una holding, praticamente. Ma assolutamente sì, il fatto che ci siano dei tizi, per esempio in Mali, popolazione che è andata in strada, certamente magari pagata o indotta, però c'erano col cartello Viva Putin, francesi andate a casa, vuol dire qualcosa, non è semplicemente un rapporto con i dittatori, gli autocrati o i golpisti di quei posti, è un tentativo di penetrazione molto più profonda e questo è assai pericoloso, insomma, stando dal Mozambico alla Libia, non è poco, eh. Il Sudan è uno di questi luoghi, ma non credo neanche quello in cui la loro presenza è più forte, ecco. Domitilla Catalano Gonzaga, è più africano o più arabo il Sudan? E questo essere un po' e un po', che caratteristiche gli dà? Sicuramente cioè ad oggi, appunto come dicevano, buongiorno e Quirico, sicuramente il Sudan è un paese strategico a livello geopolitico, soprattutto per quanto riguarda la politica regionale e la politica dei paesi del Golfo, su questo è certo. Se posso dire, diciamo, la mia opinione sulla presenza russa in Sudan, sicuramente ad oggi la Russia diciamo, supporta maggiormente le forze di supporto rapido di Dagalo,
perché Dagalo è storicamente uno dei maggiori fruitori del cosiddetto pacchetto Wagner, vale a dire di questo sistema, del sistema di servizi che la compagnia militare privata russa offre ai leader africani. Quindi all'epoca della guerra del Darfur, Dagalo ricevette da al-Bashir la concessione sulle miniere aurifere del Darfur, ma all'epoca Dagalo aveva bisogno proprio di un supporto diciamo strategico, politico e militare, e questo supporto arrivò proprio dalla Russia. Poiché all'epoca il Sudan era un paese internazionalmente isolato e la Russia tramite il Wagner Group ha fornito questo supporto al Sudan, e nello specifico proprio il comandante dell'RSF Dagalo vendette dei diritti di sfruttamento di alcune miniere nel Darfur a società private vicine all'oligarchia di Prigozhin, che è appunto il proprietario del Wagner Group. Questo chiaramente ha facilitato l'afflusso dei mercenari russi per la protezione dei siti sensibili e il supporto contro le bande armate più pericolose nel Darfur, che all'epoca insomma era teatro di rivolte, e ha sottoscritto poi accordi aggiuntivi anche per l'acquisto di materiale militare russo. In cambio il Wagner Group, grazie ai propri contatti con le reti criminali russe, ha agevolato quindi il contrabbando dell'oro estratto dalle miniere controllate dall'RSF, il cui maggior acquirente oltre alla Russia è sempre stato sono stati gli Emirati Arabi Uniti, altro paese che ad oggi è schierato con la fazione di Dagalo. In aggiunta, come diceva anche Quirico, la Russia ha interessi per la costruzione di una base navale a Port Sudan, che era stato un progetto inizialmente discusso con Mosca ai tempi di al-Bashir, ma rallentato proprio dal Buran, probabilmente a causa delle forti pressioni da parte degli Stati Uniti. E ad oggi Dagalo è uno dei principali sostenitori di questo progetto, quindi quello che cioè sicuramente la Russia ha interessi che vengono sia da ovviamente interessi economici, quindi il controllo, insomma avere un diciamo un controllo sulle miniere presenti in Sudan, e anche appunto strategici per la costruzione di questa base navale russa a Port Sudan. Secondo la mia opinione, ad oggi l'azione russa non è potenzialmente incisiva in Sudan. Questo perché ovviamente i russi ora sono impegnati nel conflitto in Ucraina, quindi è presente la Russia, è presente con il Wagner Group, ma non credo che la sua azione sarà particolarmente incisiva per... Ecco. Questo è un punto fondamentale. Volevo chiedere a Bongiorni che relazione c'è tra la presenza russa in Sudan, nelle vicende che abbiamo cominciato, di cui abbiamo cominciato a parlare, e la guerra in Ucraina. Voglio dire, vale il ragionamento che faceva adesso Catalano Gonzaga del fatto che insomma c'è un fronte più importante, più cogente, che è quello ucraino, e quindi più di tanto in Sudan non si potrà impegnare, o invece tra le due cose c'è una relazione più diretta e quindi l'una influenza l'altro, l'uno scenario influenza l'altro? Buongiorno. Sì, io sono assolutamente d'accordo con l'intervento precedente. I russi tramite Wagner e anche diplomaticamente non hanno del tempo, della forza di disperdere troppe energie in conflitti che possono essere prevenuti in altro modo. Peraltro il Sudan paradossalmente è un conflitto in cui i due belligeranti hanno dei poteri forti che possono entrare, magari lo affronteremo più avanti se il conflitto dovesse prolungarsi, potrebbe diventare una guerra per procura, ma per ora
La mia impressione è che nessuno vuole che la situazione degeneri, che il Sudan precipiti tutto intero, quindi al di là di Khartoum, tutto il paese in una guerra civile prolungata. E questo non interessa né gli Stati Uniti né tantomeno la Cina, che ha fatto del Sudan un ponte per la sua esplorazione in Africa. E tra l'altro la Cina ha molti interessi nei paesi vicini, un'instabilità in Sudan è destinata probabilmente a propagarsi negli Stati vicini. Però, buongiorno, ancora sì. Stamattina le agenzie battevano notizie di scontri, di conflitto, eccetera. Quindi quotidianamente arrivano notizie che, sì, certo, non sono una guerra nel senso più largo del termine, per fortuna, per adesso, ma come dire, sono tutte notizie che alimentano l'impressione che la situazione possa degenerare. Lei invece pensa che questo non accadrà? Su questo vi do pienamente ragione. No, un conto sono i due generali belligeranti che non riescono a trovare un punto di accordo. Un altro sono le potenze intorno interessate a gettare benzina sul fuoco. Questo non lo vedo, diciamo, bene la Cina, ma la stessa Russia, che si vede sfumare il progetto del porto, ma anche per la Wagner, la Russia gioca un po' con due piedi, ha relazioni sia con Wuhan sia con Emetti. La stessa Russia, che ha interessi molto forti nella Repubblica Centroafricana, in questo momento si trova privato dello spazio aereo e costa tantissimi soldi circumnavigare tutto il Sud per arrivare alla Repubblica Centroafricana. Ci sono proprio degli interessi reali di molti paesi, anche quelli vicini, ma basti pensare anche all'Egitto per la risoluzione del contenzioso della diga sul Nilo. I paesi non vorrebbero che la situazione sfuggisse di mano. Il problema è che i due contendenti sono stati armati a lungo da più attori e nessuno per ora sembra avere una forza tale da prevalere rapidamente sull'altro. Quindi è ipotizzabile che anche questa tregua non tenga così tanto e vedremo che cosa succederà. Io sono del parere che più il conflitto va avanti, più c'è veramente il rischio che si trasformi una proxy war per gli interessi in campo. Ma per ora, ripeto, intorno c'è la volontà e anche il desiderio che questo non accada. Quirico, buongiorno, parlava adesso della Cina. In Sudan e più in generale nello scenario africano, la presenza cinese è ormai data per più che consolidata e preponderante. Qualcuno addirittura ha usato una parola diciamo che ci riporta ad altri scenari, un imperialismo cinese sull'Africa. E in questo senso la presenza invece russa è, come dire, semplicemente di supporto ancillare a quella cinese, non può essere in grado di competere o c'è invece un tentativo di non lasciare alla Cina campo libero? Diciamo che è di tipo diverso quella russa rispetto a quella cinese. Finora la Cina ha utilizzato l'Africa come grande serbatoio di tutto quello che gli serviva in termini di materie prime per il suo fenomenale sviluppo. Diciamo che, secondo una concezione marxista, direi che è arrivata al punto in cui questo tipo di controllo non è più sufficiente e bisogna passare alla fase, lei lo citava, imperialista, cioè bisogna controllare la politica e il potere dei luoghi in cui prendi le materie prime che ti servono, vecchio principio coloniale. Allora, la Cina sta passando da una fase all'altra, la costruzione della base navale, una presenza navale che è le porte aeree che sta costruendo, qualcuno dice che sono un po' così, non valgono quelle americane, vediamo. Significa il passaggio ad un tipo di controllo diverso. Questo lo mette in contrasto con la presenza russa, ma forse sì, diciamo che il gioco dei rapporti tra i due si è molto invertito dopo o comunque è cambiato dopo lo scoppio, dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Io però interpreto la presenza russa, l'attivismo russo in Africa,
in un modo più largo, cioè secondo me questo è il fronte sud della guerra ucraina. Cioè, il controllo dell'Africa e lo scontro in Africa è il fronte sud della guerra ucraina. Chi tiene questi luoghi, come accadeva nella prima guerra fredda, in cui l'Africa è stato un luogo di scontro, in qualche caso anche diretto, non solo per procura, tra l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e l'Occidente. Chi controlla questi luoghi controlla delle cose indispensabili per la guerra complessiva che è iniziata il 24 di febbraio tra Occidente, Federazione Russa e, diciamo, il suo alleato un po' reticente, ma comunque alleato. E allora questo dà a tutte queste vicende che sembrano, a noi sembrano locali, una dimensione secondo me molto più allarmante e molto più vasta. Noi continuiamo a ragionare sempre in termini di luoghi singoli. Oh, la Libia, vabbè, ci siamo, abbiamo più o meno rappattumato, il petrolio arriva. Il Sahel, vabbè, abbiamo eliminato quasi, forse, no, boh, i jihadisti e va bene. Invece c'è qualcuno che ha delle strategie molto più complessive e magari perde a Bakhmut e vince a Bangui. Ed è altrettanto importante, in qualche caso anche più importante che qualche chilometro di terra in Crimea. Ecco, buongiorno, è molto interessante quello che diceva adesso Quirico e la domanda che viene spontanea è, ma in questo scenario, diciamo, la parte occidentale che fa? Fa la parte dello spettatore? Scusi se la interrompo, la NATO, l'Europa, gli Stati Uniti si sono mossi, poi possiamo giudicare con quale efficienza nello scenario ucraino. Qui parrebbero assenti, diciamo, questi soggetti, ma se è vero il meccanismo, diciamo, che c'è, lo scenario che ci ha descritto Quirico, dovrebbero essere invece altrettanto presenti. Diciamo che in Africa c'era da tempo e si è accentuato naturalmente con la guerra in Ucraina un ritorno di uno scontro sulla falsariga della guerra fredda, nel senso che abbiamo visto anche l'attivismo del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che è stato proprio in sud, peraltro in febbraio, proprio prima che scoprisse, ma è stato anche in Mauritania, ha fatto il giro del paese, è stato nell'Africa subsahariana. E lì ha incassato da in diversi paesi il sostegno e il supporto di alcuni paesi africani, non il sostegno diretto, ma comunque certamente non la partecipazione alle sanzioni e neanche una condanna all'invasione russa. Ora, l'Occidente si è mosso in modo silente, però sembra che in questo momento per l'Occidente l'Africa sia una questione secondaria. Il problema in questo momento per l'Occidente è cercare di infliggere una sconfitta la più forte possibile all'esercito russo, perché poi ci saranno le elezioni di midterm, perché poi l'opinione pubblica comincia a essere scontenta, perché poi l'Unione Europea, il tuo grande alleato, non sarà sempre così coesa e compatta nel sostegno, insomma, per una serie di problematiche. Quindi in questo momento vedo Cina, Russia, ma anche India muoversi più con più agio e libertà in Africa. Domitilla, ho l'impressione che presto questo tema Sudan sia un tema anche italiano per il verso della fuga dal Sudan. Si parla di 50.000 profughi, ma sono numeri che si sommano a quelli di altre situazioni che già sono in atto. Quanto sotto il profilo, sotto questo profilo, diciamo, sotto il profilo della fuga da quelle aree nel senso, al plurale, questa vicenda Sudan, può alimentare questo fenomeno e quindi creare tutti i problemi, ricettivi, chiamiamoli così, che ci sono in Europa e prima di tutto in Italia.
Sì, questo assolutamente è un punto, diciamo, fondamentale di questo scontro che sta avvenendo in Sudan, perché il rischio di destabilizzazione, diciamo, che sta avvenendo in Sudan ovviamente riguarda direttamente anche l'Italia e l'Europa. È vero che al momento, diciamo, l'Europa è impegnata nel conflitto in Ucraina, ma sicuramente il flusso migratorio proveniente dalla zona di conflitto chiaramente graverà sulla situazione italiana. E, oltre a questo, le RSF sono anche mischiate nel controllo proprio dei flussi illegali delle migrazioni, perché il Sudan rappresenta anche proprio al di là ora dello scontro, rappresenta il principale paese di transito per il flusso migratorio proveniente dall'Africa orientale diretto in Europa attraverso la Libia. Quindi in questo scenario sia le forze armate, cioè tanto le forze armate quanto l'RSF potrebbero utilizzare diciamo, chiamiamolo un ricatto migratorio nei confronti dell'Europa, minacciando un'intensificazione dei flussi in caso di attività politica europea sfavorevole a uno dei due schieramenti. Quindi, diciamo, l'utilizzo, no, della minaccia migratoria come strumento di guerra ibrida non è nuovo nello scenario africano e potrebbe purtroppo condizionare direttamente le scelte dei governi europei nei confronti della crisi sudanese. Ecco, Quirico, questo fronte umanitario, diciamo, tu spesso nelle tue reportage, nelle tue analisi, ti sei soffermato su questo lato della vicenda, no? È un fiume di persone che devono fuggire. Non è pensabile, che non ci sia, diciamo, un qualche tipo di intervento di carattere generale, non è pensabile che sia lasciato semplicemente a buona volontà o a rapporti bilaterali. Insomma, qui occorrerebbe un grande impegno mondiale nelle sedi mondiali, e l'ONU peraltro non si è mai tanto prestato ad essere il luogo adatto, ma insomma. Come lo si affronta questo lato? Tra l'altro, considerato che leggo che ci sono anche dei rischi di epidemie, quindi rischiamo anche sul piano sanitario, insomma. Ma insomma, un po' sconsolante tutte le volte che in Africa esplode qualche tragedia, la preoccupazione si fossilizza sul fatto che questi vengono a rompere le scatole al No, nostro. no, 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 io non l'ho messo No, questo in termini. non intendevo, ci sono ben altri che hanno invece questa idea, no? Compresa anche la classe politica di questo paese, no? Per cui succede un porto, un massacro terrificante, il problema non è il massacro in sé. Il problema è che non venga nessuno a romperci le scatole, e questo credo sia incontestabile e, come dire, veramente indegno. Allora, gli effetti di queste tragedie, si eliminano nel momento in cui coloro che le innescano, cioè nel caso, per esempio, questi due manigoldi che si contendono i soldi e il potere, verranno eliminati dagli stessi africani. Verranno spazzati via, impiccati al lampione del lungo Nilo di Khartoum. In quel momento lì il problema avrà un avvio di soluzione. Altre soluzioni non ce ne sono. Cioè, è l'Africa che deve liberarsi della marmaglia che, in collaborazione stretta e complice con noi dal 1900 60, epoca dell'incompiuta rivoluzione africana contro il colonialismo, della fine del colonialismo, continua ad essere ostaggio e vittima di tutto questo. E sono loro che se ne devono liberare. A quel punto lì, il problema di quello che fanno a casa loro non è più quello di mandargli l'elemosina, ma quello che costoro, se noi non ci rimettiamo di nuovo il naso dentro, cercando di riportare la condizione precedente perché ci serve, quello che è accaduto ad esempio per le primavere arabe, bene, a quel punto lì il problema delle migrazioni di massa verrà contenuto e trasformato in qualcos'altro.
Però buongiorno, quando Quirico stava dicendo queste parole mi è venuto in mente la scena del corpo di Gheddafi. Non è che aver eliminato Gheddafi abbia per la Libia portato qualcosa di meglio. Quindi non lo so, può succedere, diciamo, che se la aggiustino tra di loro le cose o no. Ma in Libia non sono sempre aggiustata tra di loro. No, questo d'accordo, certo. Diciamo che la soluzione migliore è sempre che se la aggiustino tra di loro. Alcune volte vanno aiutati a gestirsela tra di loro, ma in modo tuttavia oculato, con molta attenzione. Ma il fatto che comunque prendiamo questa tregua di 7 giorni, che sicuramente sarà una tregua imperfetta, se non fallimentare, per come sono state le precedenti, sia stata, diciamo, guidata e incoraggiata da Salva Kiir, che è il presidente del Sudan Sud, che è stato in guerra con il Sudan e soprattutto con Omar Bashir. Un fatto abbastanza curioso che fa capire anche come i fattori economici hanno una certa importanza anche nell'equilibrio dei poteri e delle decisioni di questi generali che si fanno la guerra. Tenete conto che da quando c'è stata la secessione del Sud Sudan nel gennaio del referendum del 2011, il Sud Sudan possiede l'80% delle riserve petrolifere. Produce dal 75 al 78% del petrolio di tutto il Sudan. Il Nord Sudan, il Sudan questo che conosciamo, è rimasto un po' sprovvisto, ma ha avuto e ancora adesso gli oleodotti per esportare questo petrolio. Perché faccio questo ragionamento? Perché quanto il Sud Sudan ha bisogno del Sudan per esportare il petrolio sul Mar Rosso, sui porti sudanesi, così il Sudan ha bisogno dei FIS, del loro petrolio, dei loro diciamo, greggi da essere raffinati, delle FIS, e quindi si instaurano anche degli interessi economici che possono agire come compensazione per le parti africane. Vediamo se questa può essere la volta buona. Gonzaga, prima Quirico diceva i due manigoldi, diciamo, lei concorda nel giudizio di questa sorta di concorso di colpa che pari sono i due soggetti in campo, non c'è nessuna differenza tra di loro, quindi non, do dobbiamo resistere alla tentazione di non dico tifare, ma insomma di essere partigiani di l'uno dell'altro? Sì, quello che posso dire è che comunque le forze armate e le RSF prima di quello che sta accadendo ora, prima di cadere in una ribellione, in realtà erano vicini a un compromesso, quindi sì, forse non è che per forza si deve tifare da una parte o dall'altra. No, pare non è il caso, diciamo. No, nel senso, diciamo, quello che è auspicabile è che il potere passi alle opposizioni civili, nel senso che dalla caduta di al-Bashir fino ad oggi le forze armate hanno, diciamo, controllato tutto il conglomerato delle industrie della difesa e tutto il sistema produttivo e commerciale nazionale, mentre dall'altro lato le RSF hanno interessi, diciamo, sedimentati principalmente nel settore minerario, quindi per quanto riguarda l'estrazione e la vendita dell'oro, e di conseguenza sia le RSF che le forze armate, ogni qualvolta hanno dovuto negoziare la cessione del potere politico alle opposizioni civili, hanno chiesto delle garanzie circa il mantenimento del controllo degli assetti economici. Quindi in realtà dalla caduta di al-Bashir, quello che si auspicava era una transizione verso un governo democratico che ad oggi, diciamo, non, cioè, con questi scontri in corso, non, diciamo, non è, diciamo, si è
si è in un certo senso bloccato, e quindi diciamo è questo quello che ci auspichiamo, è che a un certo punto la ribellione cessi con un compromesso tra le due parti, che poi realmente si impegnino per una transizione verso un governo democratico. E a proposito di compromesso, Quirico, in conclusione, l'ultima domanda, ho letto che Israele si è offerta di fare da mediatore, al di là del fatto che in questo momento Israele ha al proprio interno problemi non indifferenti che immagino non la rendano fortissima, ma è pensabile che possa essere lì quello che diciamo Erdogan vorrebbe, avrebbe voluto fare tra russi e ucraini o tra russi e occidentali, cioè mettersi in mezzo? Ma di mediatori ce ne sono tanti attualmente tra i due contendenti. Come li chiami tu? La Bielsa, sì, ma assolutamente, ma giustamente veniva ricordato che l'esercito in molti paesi africani, ma per esempio anche in Egitto, non è semplicemente una forza militare che si deve addestrare a fare la guerra o a tenere buona la popolazione, è il proprietario del paese, nel senso che tutta l'attività economica passa attraverso le loro tasche. E questo che è l'oggetto di questa contesa, non le ideologie o alleanze internazionali, a cui a questi due non ne frega assolutamente niente. Le miniere, il commercio, l'industria, l'immobiliare, tutte queste robe, la fabbrica, l'allevamento dei polli, tutte queste robe qui, questo è quello che conta per questi due signori. Dicevo, mediazioni se ne sono tante, Arabia Saudita. Francamente credo che finché questi due non avranno finito le munizioni, ammesso che qualcuno gliene dia continuamente di nuove, e non avranno stabilito quel che è mio e quel che è tuo, la guerra continuerà. È difficile fare una mediazione tra banditi. Si può fare una mediazione tra opposte ideologie, tra interessi strategici geopolitici, tra partiti, tra forze. Questi sono, cioè, mediare tra banditi è una cosa complicata. Ci va o un altro bandito, più bandito di loro, con cui possano, come dire, fare affari, oppure non fai niente. Molte vicende africane che iniziano con uno scontro tra la banda di Tizio, la banda di Caio, quello vestito con un uniforme in un modo e l'altro con un uniforme ancora più pittoresca, finiscono poi come la Somalia, in un massacro che dura dagli anni 90 del secolo scorso. Questo speriamo, è il problema. Speriamo di no, ma ho l'impressione che tu possa avere ragione. Bene, vi ringrazio, grazie a Roberto Bongiorni, a Domenico Quirico e a Domitilla Catalano Gonzaga di essere stati con noi per cercare di capire questa vicenda, su cui l'attenzione da noi è relativamente bassa, sicuramente minore di quello che la vicenda merita, e quindi abbiamo cercato di accendere un faro noi. Grazie, ci vediamo sempre domani qui. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.